amici e bentrovati in questo nuovo video. Oggi, come introduzione, voglio presentarvi la nuova belva di casa. Lui è Simba. Chi mi segue su Instagram l'avrà sicuramente visto perché ho pubblicato più di qualche storia con questo cucciolo di belva. Comunque, siamo qui per l'appuntamento di Misano. Quelle che sono state libere qualifiche non sono andate per il meglio. Ci siamo riusciti a piazzare soltanto quinti in qualifica. Ovviamente per gara 1, come era previsto, ci sarà pioggia. Quindi sarà una rimonta un po' più facile del solito, soprattutto con il motore che è più di là che di qua. Simba, vuoi scendere? Ti faccio scendere. Vai. Quindi, senza dilungarci troppo in chiacchiere, andiamo subito al video della rimonta. Ci sarà partenza dietro il regime di safety car perché ovviamente non avendo fatto nessun turno di libere sul bagnato da regolamento è prevista la partenza dietro safety car. Partenza e testa bassa e andiamo a prenderci la testa della gara. Avanti tutta, adesso ho soltanto Schofield davanti a me. Testa bassa, martelliamo e andiamo a prenderci la prima posizione. Adesso Schofield è qui davanti a me, siamo ad appena 2 secondi, quindi basta che o lui sbaglia o io magari provo a recuperare qualcosina in più, a spingermi oltre e sono addosso a lui. Quindi cerchiamo di creare ancora un po' di margine da quelli dietro e poi sarà tutta da giocare sugli ultimi.
fatto davvero, quindi per tutti quelli che aspettavano un mio errore da tempo, eccomi. Vabbè, stavo spingendo un po' troppo e purtroppo mi è partita molto inaspettatamente, quindi direi che non era prevedibile né la macchina e né la pista. Come ho toccato il verde, la macchina è proprio andata via senza possibilità di recupero, quindi ce la teniamo. Dobbiamo recuperare. Scofield lo vedo molto lontano, però non è finita finché non si passa sotto la bandiera scacchi, perché l'abbiamo appena visto, un errore può compromettere tutto. Quindi adesso riprendiamoci intanto la seconda posizione, martelliamo e proviamo ad andare a riprendere Scofield. Adesso ho soltanto Critelli qui davanti a me a due passi, quindi prossimamente nelle prossime curve proverò a fare il sorpasso e proveremo poi di nuovo a rimontare su Scofield. Scofield, ma restano una manciata di minuti e purtroppo ci credo poco che riuscirò ad arrivare a lui. La cosa certa è che possiamo però prenderci il best lap, anche se attualmente è già il miglior giro, però possiamo migliorarci e magari in prospettiva capire qualcosa di più per gara 2. Detto, non ce l'ho fatta purtroppo a recuperare Scofield. Devo dire che ha fatto veramente un'ottima gara, impeccabile e priva di errori, quindi chapeau, tanto di cappello a lui che è riuscito ad amministrare un'ottima gara. Quindi ragazzi, questo video finisce qui. Io vi consiglio di non perdervi i prossimi video, perché una volta che avremo finito con le gare, quindi prossimamente, perché ci sarà soltanto il video di gara 2 di Misano, dopodiché sarà finita.
Ah, c'è una sorpresa. Nel video di gara 2 di Misano prenderò una penalità bella pesante, quindi vi consiglio di vederlo. E poi, per quello che dicevo prima, sono tornato in pista con il kart, quindi abbiamo iniziato ad allenarci come si deve. Come vi ho già anticipato in qualche altro video, rientra tra i miei progetti fare un video dove vi spiego un po' più nel dettaglio quella che è la guida sul bagnato, quindi vi consiglio di attenderlo se siete interessati a qualche consiglio e a qualche chicca in più per la guida sul bagnato. Di nuovo, questo video finisce qui, ciao amici e ci vediamo nel prossimo.